Come cadere in disgrazia del re da perderci la testa. Sono significative al riguardo le vicende di nobili, ecclesiastici e funzionari della corte di Enrico VIII, re d'Inghilterra, decapitati perché si erano opposti al suo divorzio dalla legittima moglie e al conseguente strappo dalla Chiesa di Roma, per alcuni dei quali la morte fu riconosciuta autentico martirio e in conseguenza di ciò elevati agli onori degli altari. La mannaia del boia non risparmiò neppure la nipote del re d'Inghilterra, Edoardo IV e Riccardo III, Margaret, figlia del duca di Clarence, cresciuta a corte insieme ai figli di Edoardo IV, perché i suoi genitori sono morti entrambi quando lei ha pochi anni. Le combinano il matrimonio secondo l'uso dell'epoca e allo scoccare di 18 anni la danno in sposa a Sir Reginaldo Poole di Buckinghamshire, che però 12 anni dopo la lascia vedova con 5 figli da allevare. Oltretutto si trova in notevoli difficoltà economiche perché la sua famiglia è stata spogliata di tutte le proprietà e i titoli nobiliari. Deve essere un modello di sposa, di madre, di vedova, oltre che di devozione e pietà. Se Enrico VIII, salito al trono nel 1509, la considera la donna più santa d'Inghilterra, è così tanta la stima che il re nutre per lei da farle restituire tutti i beni confiscati, reintegrarla in tutti i diritti della sua famiglia, crearla contessa di Salisbury e poi addirittura affidarle l'educazione della sua bambina, la principessa Maria. La sua riabilitazione è però tanto rapida quanto la sua sfortunata caduta in disgrazia. Infatti la contessa Margaret è sì entrata nelle grazie del re, ma non gli è così succube da avallare il matrimonio che questi ha celebrato con Anna Bolena, dopo aver divorziato dalla moglie. Lo disapprova, anzi, in modo così deciso e pubblico da attirarsi le ire del re, che come primo provvedimento la esonera dall'incarico di governante della principessa e la costringe a lasciare la corte. Vi è riammesso dopo la caduta di Anna Bolena, ma ormai i rapporti con il re sono definitivamente compromessi. A peggiorare già difficili rapporti certamente contribuisce uno scritto del figlio di Margaret, Reginaldo, il futuro cardinale, a favore dell'unità della Chiesa e contro la supremazia del re, che ne resta così infastidito, anzi contrariato, da pensare di sbarazzarsi dell'intera famiglia. Falsi testimoni arrivano ad accusare Margaret di cospirazione. Sottoposta a un estenuante interrogatorio, per una giornata intera tiene testa ai suoi accusatori con la sua abilità intellettuale e soprattutto con la sua dignità e la sua levatura morale, che tutti le riconoscono. Malgrado ciò, e quindi senza alcuna imputazione, ma unicamente sulla base di calunnie, viene imprigionata nella torre per quasi 2 anni, patendo il freddo e la fame. E dato che nessun tribunale se la sente di giudicarla e condannarla, scelgono di non processarla, privandola della possibilità di difendersi. La condannano però a morte mediante decapitazione, che viene eseguita il 27 o il 28 di maggio del 1541. Da un boia maldestro che sbaglia mira e quindi prolunga la sua sofferenza. Il 2 febbraio 1886 il Papa Leone XIII proclama Beata Margherita Poole, la contessa che non aveva avuto paura di opporsi al re, anche a costo della vita. Ecco qui naturalmente i riferimenti al Battista sono evidenti. È evidente che questa donna che viveva in maniera totale la fede in Dio ha vissuto fino in fondo quello che era il migliore uomo che la terra ha conosciuto, il Battista, e tanto più che anche il re Enrico VIII dirà: questa è la donna più santa d'Inghilterra. Ecco, i migliori fanno questa fine qui, la fine di coloro che non stanno zitti. La fine di coloro che hanno il coraggio di proclamare la parola per quella che è, per la crudeltà della parola di Dio, che molte volte è così, molte volte il Vangelo è crudo, talmente crudo che quasi nessuno ha il coraggio di proclamarlo. E d'altra parte, in periodi come questi, in cui la Chiesa abbozza queste volontà di avvicinarsi a questi separati e poi risposati, a queste persone che vivono sicuramente un legame d'adulterio, ecco, la figura di Margherita Poole ci fa capire
che cosa sia la verità. La verità non ha sfumature, o è bianco e nera, e lei non ha avuto nessun problema a dichiararsi contraria. Ecco, in un momento in cui tutti siamo un po' silenti, quindi per non inimicarci nessuno, perché insomma non è proprio tanto bello sentirsi così privati del supporto di tutti, essere privati anche dell'unanime consenso, essere persone che danno un po' fastidio è un qualche cosa che probabilmente non ci appartiene. È molto meglio dire: ah, ma io non giudico. Se Margherita Paul avesse fatto come facciamo noi, avrebbe vissuto magari 100 anni. Invece lei ha vissuto come cattolica, ha vissuto la fede in Cristo e non è stata zitta. Ecco, iniziamo veramente a capire chi siano i santi e chi siamo noi. Quando noi siamo qui a dire: oh no, ma io non giudico, oh no, ma tu hai giudicato. Ecco, tutte queste frasi fatte, ricordiamoci che qualcuno più santo di noi, perché era più santa d'Inghilterra, forse c'ha qualcosa da insegnarci. E noi alla fin fine siamo solo dei poveri paurosi. La venerazione di un santo è determinata soprattutto dall'ideale evangelico che attraverso la sua figura viene trasmesso di generazione in generazione. Solo così si può comprendere la straordinaria importanza di Andrea, prima folle per Cristo della Chiesa bizantina. Le notizie storiche su di lui sono contraddittorie, fino a far dubitare della sua esistenza. Egli fu forse originario della Scizia ed era uno schiavo. Secondo il suo agiografo, un certo Niceforo, presbitero di Santa Sofia, fu educato dal suo padrone, che lo volle suo segretario. Poi, ancora giovanissimo, in maniera improvvisa, Andrea diede chiari segni di follia. Il padrone lo fece incatenare presso la chiesa di Santa Anastasia, ma inutilmente. Era ormai iniziata la vicenda del più amato folle di Cristo di Costantinopoli, e da quel momento egli vivrà simulando un tale degrado esteriore da far ribrezzo persino agli animali. Faceva questo secondo la tradizione per poter servire gli uomini nell'umiltà e nel nascondimento. Visionario affascinato del futuro ultimo dell'uomo, Andrea esprime con la vita e con numerosi dialoghi la sua attesa del regno e il giudizio che il compiersi dei tempi profetizzato nelle scritture proietta sulla storia. Lo accompagna spesso come interlocutore Epifanio, personaggio ben dotato di senno che diverrà patriarca di Costantinopoli. A differenza del suo predecessore Emesa, Simone il Folle, Andrea non simula tanto la follia per smascherare i peccati di quanti incontra, ma dedica piuttosto tutta la sua vita a indicare un mondo invisibile, una sapienza altra. Forse per questo è molto amato dai monaci bizantini, che gli dedicheranno una miriade di piccole chiese ubicate nei luoghi più impensabili. Nella chiesa russa la memoria di Andrea è legata alla festa della protezione della Madre di Dio, da lui profetizzata in una delle sue più celebri visioni. Alcuni devoti gli offrivano denaro di loro volontà, e non perché egli ne chiedesse, egli accettava di buon grado, pregando per i donatori. In una giornata poteva ricevere dai 20 ai 30 oboli. Ora Andrea conosceva un nascondiglio dove si radunavano i mendicanti. Accostatisi come per gioco, si sedette in mezzo a loro e cominciò a giocare con gli oboli, perché la sua attività spirituale non fosse riconosciuta. Quando un povero cercò di prenderglieli, gli diede uno schiaffo. Allora gli altri, per vendicare il compagno, lo presero a bastonate e, simulando la fuga, gli gettò via tutti gli oboli. Così, quello che un mendicante riusciva a trovare era il suo guadagno. E ora preghiamo per questa anima santa. Tu hai scelto la follia per amore di Cristo e hai mostrato la stoltezza dei sapienti. Sei stato perseverante nella tua lotta in questo mondo e Cristo ti ha portato in paradiso. Intercedi presso di Lui, Andrea, per coloro che onorano la tua memoria. Siamo arrivati al momento delle notizie cattoliche. 1902 viene pubblicata l'enciclica Mire Caritatis. Leggiamo un pezzettino. È nostro altissimo dovere tenere sempre presenti e diligentemente imitare i luminosi esempi della carità ammirabile di Gesù Cristo per la salvezza degli uomini,
Abbiamo cercato fino ad oggi di fare questo col suo divino aiuto e ci studieremo di continuare a farlo fino alla fine della nostra vita, costretti a vivere in tempi assai avversi alla verità e alla giustizia. Per quanto dipendeva da noi, con gli insegnamenti, con le ammonizioni, con gli atti, come ne fa fede anche l'ultima lettera apostolica a voi indirizzata, non abbiamo mai tralasciato nulla di quello che poteva servire meglio sia a dissipare il molteplice contagio degli errori, sia a rinvigorire la pratica della vita cristiana. Fra questi atti ve ne sono due più recenti, fra loro strettamente connessi, la memoria dei quali ci torna di opportuna consolazione in mezzo a tante cause di amarezza. L'uno ebbe luogo quanto stimammo bene che tutta la famiglia umana si consacrasse al cuore augustissimo di Cristo Redentore, l'altro quando esortammo seriamente tutti coloro che si professano cristiani ad unirsi a Lui stesso, il quale in modo divino, via, verità e vita, non soltanto per i singoli individui, ma anche per l'intera società. Ora poi, da questa medesima carità apostolica che veglia sui bisogni della Chiesa, ci sentiamo mossi e come spinti ad aggiungere quei due atti già compiuti qualche altra cosa come al loro coronamento e a raccomandare cioè quanto più possiamo al popolo cristiano la Santissima Eucaristia, quel divinissimo dono uscito dal fondo del cuore del medesimo Redentore, ardentemente bramoso di unirsi con questo mezzo agli uomini, mezzo escogitato specialmente per elargire i salutari frutti della sua redenzione. Anche in questo campo noi abbiamo già promosse e raccomandate diverse opere. Ricordiamo con gioia specialmente di aver approvato e arricchito di privilegi molti istituti e sodalizi che sono addetti all'adorazione perpetua della vittima divina, di aver curato che i congressi eucaristici fossero numerosi e fruttuosi come conviene, di aver ad essi e ad altre opere simili assegnato per protettore celeste San Pasquale Bailon, che si segnalò nella devozione e nel culto verso il mistero eucaristico. Ecco, poi l'enciclica va avanti per un bel pezzo, però a noi ci interessava che fosse centrale appunto riconoscere che l'enciclica Mire Caritatis altro non era che l'esortazione ad avvicinarci all'Eucaristia. Avvicinamento che poi arriva in diversi modi, non solo con la consumazione nel momento eucaristico della messa, ma anche con l'adorazione perpetua. Ed oggi che viviamo in tempi multimediali, ci è facile l'adorazione anche dalla nostra stanza, quindi di conseguenza possiamo andare sul canale su YouTube, dove ci sono vari canali che fanno adorazione perpetua. In questo caso poi noi veramente rientriamo in quel Mire Caritatis che in pratica la Chiesa vuole, ovvero fare in modo che la relazione con l'Eucaristia sia sempre più continua. E quindi naturalmente per tutti noi che o per alcune persone che non riescono ad andare frequentemente alla messa, che non riescono ad andare costantemente alla messa, sicuramente possono trovare un minuto, due minuti, tre minuti da dedicare lì all'adorazione perpetua andando su un qualsiasi canale YouTube che fornisce questo servizio. Ecco, diciamo che le scuse non ci sono in realtà. Il Signore anche attraverso internet si rende ancora più disponibile a noi. 1933, il Papa Pio XI beatifica Giuseppe Pignatelli e Caterina Labouré. Ecco, Giuseppe Pignatelli magari è meno noto di Santa Caterina Labouré. Giuseppe Pignatelli è una persona che vive intorno tra il 1700 e la prima parte del 1800, viene considerato l'elemento chiave che segnò il passaggio dai vecchi gesuiti soppressi e esiliati dal 1759 ai nuovi riformati e restaurati del 1814. A parte la prima parte, il 3 di aprile del 1767 fu espulso per ordine di Re Carlo III insieme ad altri gesuiti e preferì condividere la sorte dei suoi confratelli, piuttosto che sfruttare il suo lignaggio di nascita per evitare l'esilio. Passò prima da Genova, poi a Parma e finalmente a Ferrara, negli stati della Chiesa. Proprio a Ferrara Giuseppe Pignatelli solennizzò i propri voti, confermandoli in perpetuo.
Due anni dopo, Papa Clemente XIV, cedendo alle pressioni dei Borboni, sciolse la Compagnia di Gesù, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, e padre Pignatelli è ridotto a semplice presbitero secolare. Trasferitosi a Bologna, si dedicò agli studi e all'erudizione, facendosi ammirare per la sua modestia. Quando la Compagnia venne soppressa, alcuni vecchi padri di grandi virtù, in primo luogo Pignatelli in Italia e Clorivière in Francia, furono i preziosi anelli di collegamento fra le due fasi dell'ordine. Giuseppe dal canto suo riuscì a raggruppare intorno a sé a Bologna i confratelli rimanenti e a guidarli nonostante le difficoltà del momento. E la sua precaria salute, un passo che favorì la restaurazione dell'ordine, fu l'apertura di un noviziato a Colorno nel Ducato di Parma, dove Giuseppe Pignatelli ricoprì la carica di maestro dei novizi. Nel 1801 Carlo Emanuele IV, re di Sardegna, ripristinò il diritto dei gesuiti a risiedere nel suo regno. Egli stesso entrò nel noviziato della Compagnia l'11 febbraio 1815, dopo l'incertezza del periodo napoleonico. Giuseppe poté ricostruire altre due case per la Compagnia di Gesù a Roma, Napoli, dove morì il 15 di novembre 1811. E il suo culto ormai è attestato alla sua fama di santità, si aggiunsero anche delle grazie straordinarie attribuitegli. Il processo romano informativo incominciò nel 1836, 6 anni più tardi, su decreto di Papa Gregorio XVI, la Sacra Congregazione dei Riti ne introdusse la causa e incominciarono i processi apostolici in Roma, Bologna, Napoli e Parma sulle sue virtù e sui miracoli ottenuti per la sua intercessione. Papa Benedetto XV ne proclamò l'eroicità delle virtù e Pio XI lo dichiarò beato il 25 di febbraio del 33. Il 12 giugno 54 Pio XII lo elevò alla più alta gloria della Chiesa. Poi c'è la seconda beatificazione, che è quella, appunto, come dicevamo prima, di Caterina Labouré. Caterina Labouré, noi lo sappiamo, è la al secolo Zoe Catherine, è lei la veggente della Medaglia Miracolosa. Da lei nasce questa devozione della Medaglia Miracolosa, Santa Caterina Labouré. Insomma, io penso che tutti quanti la conosciamo, è inutile neanche stare lì a ripetere sempre le stesse cose. Naturalmente ieri, che era il 27, abbiamo ricordato il momento. Ogni 27 del mese ricorderemo i momenti della consacrazione alla Medaglia Miracolosa. La Medaglia Miracolosa che veramente ha in sé tutto quello che è il concetto di vivere nell'amore di Maria, tanto più che noi, se guardiamo bene, i rosari che ci sono hanno tutti una medaglia miracolosa. Poi è naturale che le medaglie miracolose hanno anche una loro identità staccata dal rosario, ma però i rosari adesso sono tutti mirati ad avere una medaglietta della Medaglia Miracolosa. Poi, come ho sempre detto e ripeterò fino alla nausea, ricordiamoci sempre le litanie della Medaglia Miracolosa. Sono molto belle, sono molto importanti, sono anche molto lunghe, ma a mio avviso hanno un'importanza incredibile, perché non solo la Medaglia Miracolosa ha fatto una grande svolta nella devozione mariana, ma quella svolta che c'è stata è anche un qualche cosa che ha iniziato a prendere in considerazione delle tappe che molte litanie probabilmente non hanno. Ma le litanie della Medaglia Miracolosa, e io ne ho fatto un video piuttosto lungo, come dicevo prima, racchiudono il tutto. Ecco, quindi quando voi avete, non so, 10 minuti di tempo per poter così dedicare non solo la consacrazione il 27, ma anche completando quella che è la devozione, ecco, possiamo assolutamente, attraverso le litanie della Medaglia Miracolosa, trovare tutta una completezza. Come dico ogni volta, c'è una litania particolare, quella litania che ci dice: attenzione, non scambiare la Medaglia Miracolosa come un oggetto di superstizione, perché è molto importante questo. Ricordiamoci che la devozione in pratica non è quel qualche cosa che io prendo e ho. Quindi prendo la Medaglia Miracolosa per avere poi qualcos'altro in cambio. No, in realtà la devozione alla Medaglia Miracolosa, come lo scapolare, è quella cosa che tu
indossi, tieni, ma lo tieni solo esclusivamente per devozione, non per un commercio, ovvero io ti do, tu mi dai, o cose così. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore. Siamo al momento dei messaggi che la Madonna ha lasciato Don Stefano Gobbi e oggi siamo a quello del 1976. Figli prediletti, ascoltate la voce della vostra mamma che vi chiama dolcemente a seguirla. Seguitemi sulla strada della preghiera. Tanti miei figli stanno per perdersi eternamente in questi momenti decisivi perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. Pregate voi per loro, aiutatemi a salvare i vostri fratelli. E questa è l'ora dell'errore che riesce a entrare ovunque e a sedurre soprattutto tanti miei figli sacerdoti. Non vi stupite se vedrete cadere quelli che fino a ieri sembravano ancora i più fedeli, i più sicuri. Vedrete cadere anche quelli che sergevano a maestri degli altri. Non vi stupite se in questa battaglia cadranno quelli che non hanno voluto o saputo usare dell'arma che io stessa vi ho dato, la preghiera semplice, umile e mia del Santo Rosario. E preghiera semplice e umile, perciò è la più efficace per combattere Satana che oggi vi seduce soprattutto con l'orgoglio e la superbia. E preghiera mia perché è fatta con me e per mezzo di me. Vi è sempre stata raccomandata dalla Chiesa e anche da parte di mio figlio prediletto, il vicario di Gesù, con parole tali che hanno commosso il mio cuore di mamma. Seguitemi sulla strada della sofferenza. Ormai siete giunti al momento della vostra immolazione, siete chiamati a soffrire sempre di più. Datemi tutto il vostro dolore. Oggi sono le incomprensioni, gli attacchi, le calunnie dei vostri fratelli. Domani saranno le persecuzioni, la prigionia, le condanne da parte degli atei e dei nemici di Dio che vedranno in voi gli ostacoli necessariamente da eliminare. Camminate con me, seguitemi sulla strada di mio figlio Gesù, sulla strada del Calvario, sulla strada della croce. Mai come in questi momenti deve essere da voi vissuta fino in fondo quella che è la vocazione di ogni cristiano. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Seguitemi, figli prediletti. Oggi è necessario che seguiate vostra madre se volete percorrere senza paura la via di mio figlio Gesù. Preghiamo per la Pentecoste, oggi appunto la giornata della Pentecoste. Tu, Maria, sei unita nella preghiera con gli Apostoli, nel Cenacolo. Lì, per opera dello Spirito, dono di Cristo risorto, nasce la Chiesa, comunità di amore, in ogni barriera fra gli uomini viene abbattuta. Questa è la missione della Chiesa e di ogni cristiano, riconciliare gli uomini con Dio e tra loro per fare dell'umanità intera una comunione di persone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Signore, lo stesso Spirito Santo che era sceso su Maria per far nascere in lei Gesù, Figlio di Dio, scende di nuovo su di lei e sugli Apostoli nel Cenacolo per dare la vita alla Chiesa, corpo mistico di Cristo. Concediti, preghiamo, che i cristiani siano nel mondo segno e forza attiva di unità fra tutti gli uomini. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Oggi inizia la novena, la Santissima Trinità sarà la formula unica, quindi per tutti i 9 giorni sarà uguale.
Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Eterno Padre, ti ringrazio di avermi creato con il tuo amore. Ti prego di salvarmi con la tua misericordia infinita per i meriti di Gesù Cristo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Figlio, ti ringrazio di avermi redento con il tuo sangue preziosissimo e ti prego di santificarmi con i tuoi meriti infiniti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Spirito Santo, ti ringrazio di avermi adottato con la tua grazia divina e ti prego di perfezionarmi con la tua carità infinita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con le quali egli offeso, e per i meriti infiniti del cuore sacratissimo di Gesù e per l'intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Siamo arrivati al momento delle giornate mondiali e la giornata mondiale che inizieremo a vedere per prima sarà quella della giornata mondiale del gioco. E in pratica che cosa è questa giornata? È la giornata che ci ricorda che tutti abbiamo diritto di giocare, tutti, che il gioco è una libertà che dobbiamo tutti avere, una libertà, diciamo, per i bambini più che altro, perché gli adulti, insomma, sembrerebbe abbastanza un po' imbarazzante. Sì, il gioco è un momento in cui i bambini hanno quell'interazione particolare in cui la fantasia poi diventa anche realtà, quel momento in cui il gioco, almeno per quello che sono state anche le generazioni passate, quando si giocava anche con le bambole, quell'aspetto della bambina che in qualche maniera faceva vedere che in lei vi era una donna, vi era una mamma, vi era una persona che aveva già quell'istinto materno che comunque, anche se non pienamente formato, aveva in sé un qualche cosa che era genetico. E questo poi andava in parallelo a quello che era, come sempre stato, più o meno nelle generazioni passate. Tanto le bambine giocavano con le bambole, tanto gli uomini giocavano con i soldatini. Ecco, questo era un po' l'ambiente dove si cresceva. In pratica i bambini già da piccoli venivano un po' istruiti alla guerra. Questo poi è un qualche cosa che meno male il tempo ha ridimensionato, ma anche poi solo in parte, perché ben sappiamo che a quelli che erano i soldatini vengono sostituiti i videogame, che possono essere più o meno violenti, naturalmente con il famoso bollone vietato ai minori, però nello stesso tempo il bambino acquisisce una consapevolezza molto più vera rispetto a quello che è il classico gioco con i soldatini. Ma poi naturalmente sappiamo benissimo che le generazioni passate sono cresciute anche con giochi da tavolo, sono cresciute con altre metodologie. Oggi c'è un qualcosa di diverso, però naturalmente i giochi esistono ancora ed è diritto del bambino di giocare, come può essere anche del grande di avere la possibilità di interagire con il bambino nel gioco. È un qualche cosa di formativo che sicuramente predispone ad un'educazione molto molto formativa, e in questo secondo me viene anche in aiuto quello che era il santo di qualche giorno fa, dell'altro ieri, San Filippo Neri, che era appunto colui che aveva istituito l'oratorio, quel modo di giocare con i bambini che naturalmente non era a livello elettronico, ma era comunque un'interazione grandissima
con uno spirito positivo. Ecco, secondo me è anche quello il concetto primario, ovvero a persone che comunque hanno il ruolo di padre, che devono interagire con i loro figli, nello stesso tempo il poter interagire, vuoi con un gioco da tavolo, vuoi con un gioco elettronico, vuoi anche solamente con un qualche cosa che possa essere una partita di calcio, giocare a due tiri a pallone o altre cose che riguardano gli sport, ecco, farlo sempre con quella gioiosità, quella piacevolezza, che poi molte volte noi sappiamo che quel tipo di gioco a cui il bambino fa riferimento, ovvero probabilmente come ogni padre che cerca di inserire il proprio figlio in un contesto sportivo, vuole che il figlio diventi qualcosa di più di un semplice giocatore di calcio, ecco, in quel caso lì l'ansia, la foga e la frustrazione dei genitori si trasformano in qualcosa di negativo, perché molte volte pretendono dal figlio e nello stesso tempo hanno anche un'interazione negativa con quelli che possono essere gli allenatori o chi comunque fa parte dello staff della squadra di calcio. Ecco, quindi la giornata mondiale del gioco ci aiuta a capire che il gioco deve essere sicuramente un qualcosa di non necessariamente superficiale, ma sicuramente deve essere profondo nell'approccio. Ecco, una seconda giornata mondiale che è molto più seria della prima è la giornata mondiale della fame. E che cosa succede? Che questa giornata in realtà non è una giornata che è istituzionalizzata, cioè è stata messa così, però non ha dei forti richiami, ma nello stesso tempo, anche se non è una giornata in cui ha il solito richiamo della FAO, di tutte quelle associazioni che ci fanno capire che esiste un problema che esisterà sempre, perché non è che la fame viene sconfitta così. Ecco, ci sono situazioni appunto che vanno ciclicamente ricordate, un po' come magari molte volte noi vediamo, non so, la giornata della memoria oppure quello o quell'altro. Ecco, il 28 di maggio, la giornata mondiale della fame, ci rende consapevole che ci sono circa 820 milioni di persone che vivono la fame cronica. E questa fame che non ha una soluzione, quindi è una grande parte di umanità, della popolazione, che sta soffrendo sin dall'inizio del mondo, cioè non ci sono stati momenti in cui tutti stavano bene, ci sono sempre stati dei poveri, un po' come diceva anche Gesù, no? Nel Vangelo, cioè i poveri voi li avrete sempre. Ecco, quindi di conseguenza la giornata mondiale della fame ci fa anche capire quanto sia terribile questo approccio che noi non riusciamo a sconfiggere. Siamo persone che andiamo ciclicamente su Marte, se poi ci andiamo, poi bisogna vedere anche se realmente ci si va, o andiamo in posti nella galassia per trovare un futuro, quando poi il presente invece noi lo ignoriamo completamente. Ecco, se noi veramente tutti quei soldi lì li avessimo investiti per dar da mangiare alle persone, probabilmente forse avremmo risolto, non dico tutti i problemi, ma gran parte. Ecco, quindi di conseguenza noi abbiamo una narrazione dove viene la persona dall'Africa con la barchetta e arriva lì nelle coste, bisogna accoglierlo, bisogna rifocillarlo, bisogna dargli tutto, bisogna essere, perché ci arriva nelle coste. Però invece quando ci sono persone, che poi parliamoci chiaramente, quelli che stanno veramente male, ma non ce la fanno neanche a partire, non hanno neanche, non i soldi, ma neanche le forze per muoversi. Chi fa un viaggio del genere sicuramente ha molte più possibilità di chi sta veramente male. Poi è vero, la Chiesa e le varie missioni vanno ad aiutare, ci mancherebbe altro, ma la consapevolezza è che come abbiamo aiutato milioni di persone che sono arrivate alla costa, potremmo aiutare anche milioni di persone che non ce la fanno neanche a partire. Un'altra giornata mondiale, ma molto molto più leggera di questa che abbiamo appena
Passato è la giornata della passione di tutti coloro che amano i drink martini alla frutta. Ecco, essendo una persona astemia, non ho nessuna cognizione dei drink martini alla frutta, quindi non saprei teoricamente neanche dire come funziona un drink martini alla frutta. Non so neanche che gusto abbia un drink martini alla frutta, praticamente non so assolutamente nulla. Sicuramente mi sembrava doveroso darvi questa notizia, naturalmente per tutte quelle persone che sanno più o meno come funziona un drink, sicuramente saranno molto più, come dire, più positivi anche nell'approccio. Probabilmente magari anche oggi chi servirà un martini potrà darlo magari probabilmente a un prezzo diverso o un qualche cosa di diverso o comunque una miscela diversa di cocktail. Quindi di conseguenza noi possiamo trovare, appunto, come dice il sito, per le persone che non sanno che cos'è, Martini è un gin, è un tipo di gin con un liquore forte, che poi lo abbiamo qui anche anche qui vicino a casa mia, mi sembra uno stabilimento, infatti c'è un odore terribile e che ha praticamente dal 30 al 50% di concentrazione di alcol. Poi c'è un vermut e colore vino. Ci sono due componenti, ovvero la combinazione con la frutta con altre cose, poi ci sono dei vari mix per fare veramente di questa bevanda un qualcosa di molto molto appetitoso, o se non appetitoso, molto molto succulento, ecco. Chiudiamo con le giornate extranazionali con la giornata internazionale del burger, il Burger International Day, praticamente questo panino che noi praticamente consumiamo nei fast food, McDonald's, più o meno, almeno penso che sia rimasto solo quello. È un momento in cui, se ieri celebravamo l'Italian beef, ovvero la succulenta, come dicevo prima, la parola succulenta l'ho usato prima e la uso anche adesso, il mangio italiano, qui invece ci troviamo con gli hamburger, questa carne pressata che viene usata specialmente nella preparazione degli hamburger e o nei burger dei McDonald's. Quindi di conseguenza questo, come dicevo prima, fast food che in qualche maniera accelera il consumo della cena, ma nello stesso tempo anche riduce quelle che sono tutte le prelibatezze della carne. Quindi di conseguenza la giornata di oggi è un momento del burger che può essere così, forse probabilmente considerato un prodotto che aiuta a consumare presto, spendere poco e nello stesso tempo avere una sorta di nutrimento. Poi possiamo parlare anche di tutte quelle che sono le condizioni dei McDonald's e di tutta la lavorazione che in pratica ha creato un nuovo filone di assunzione del cibo, cioè il processo che almeno qui è partito prima del McDonald's. Da noi c'era negli anni 80 il Burghi, era una specie di McDonald's che ha portato poi alla concezione del McDonald's e un nuovo tipo di vita, un nuovo tipo di comprensione del cibo, in cui appunto soprattutto i bambini hanno questa, tra virgolette, necessità di voler consumare. Ecco, andare a mangiare l'hamburger in qualche maniera è, come dicevamo prima, un fattore di gioco che i bambini sentono in qualche maniera vicino a loro. Perché gioco? Perché poi alla fin fine, se guardiamo bene, in casa difficilmente si va a preparare l'hamburger, in casa poi difficilmente c'è il gioco connesso al pranzo o alla cena, invece
nei vari McDonald's ci sono anche i momenti in cui puoi mangiare e allo stesso tempo anche giocare, quindi diventa un'attività ricreativa e in qualche maniera anche un'attività che, anche se non porta un nutrimento particolare, nello stesso tempo crea una sorta di socialità che a mio avviso non va esclusa. Siamo al momento delle giornate nazionali e le giornate nazionali oggi sono poche. Parliamo della giornata nazionale dell'Etiopia e poi parliamo della giornata nazionale della bandiera della Filippina. Poi naturalmente c'è la festa nazionale del Nepal. Siamo arrivati al momento della storia, datata 28 di maggio dell'anno che fu e l'anno preso in esame oggi, è il 1980. Cosa succede in quel giorno? In quell'anno Walter Tobagi viene ucciso, assassinato in un attentato terroristico perpetrato dalle Brigate 28 di marzo, un gruppo terroristico di estrema sinistra. Walter Tobagi appunto nasce 33 anni prima in una frazione di Spoleto e ha una bellissima carriera, scrive anche in più giornali, dall'Avanti all'Avvenire, è il direttore. Leonardo Valenti dice di lui: nel 69 quando lo assunsi mi accorsi di essere davanti a un ragazzo preparatissimo, acuto e leale. Di lui ricordo le lunghe, piacevolissime chiacchierate notturne alla chiusura del giornale. Non c'era argomento che non lo interessasse, dalla politica allo sport, dalla filosofia alla sociologia, alle tematiche allora di moda, dalla contestazione giovanile. Affrontava qualsiasi argomento. E Walter Tobagi appunto scrive in quel momento sul Corriere della Sera, segue sistematicamente tutte le vicende relative agli anni di piombo, dai tempi degli autoriduttori che disturbavano le feste dell'Unità, episodi di sangue più efferati, dove protagonisti erano le BR, Prima Linea e altre bande armate. Poi lui porta avanti questa voglia di approfondire tutto quello che è il sommerso anche delle BR, di conseguenza inizia ad avere, a mio avviso, anche un tipo di impatto che altri non avevano riguardo il fenomeno delle BR. Lui, a mio avviso, inizia anche a mettere in risalto qualche cosa che altri non erano in grado di arrivarci. Infatti scrisse ai tempi: la sconfitta politica del terrorismo passa attraverso scelte coraggiose, la famosa risaia da prosciugare, tenendo conto che i confini della risaia sono meglio definiti oggi che non 3 mesi fa, e tenendo conto di un altro fattore decisivo, l'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata, sono emerse falle e debolezze, e forse non è azzardato pensare che tante confessioni nascono non dalla paura, quanto dai dissensi interni sull'organizzazione e sulla linea del partito armato. Ecco, questo poi per farci capire che in quel momento non esistevano solo le BR, ma esistevano vari gruppi armati, quindi c'erano le Brigate Rosse, c'erano Potere Operaio, c'era Prima Linea e poi c'erano anche altri sottogruppi in cui appunto si formavano nuove leve di criminali poi di sinistra. E tra questi gruppi c'era appunto il gruppo 28 marzo, di cui facevano parte 4 persone, e c'era questo Marco Borbone, che Brigate 28 marzo, Marco Borbone, con Paolo Morandini, Mario Marano, Francesco Giordano e quelli che erano i principali, poi c'erano altri, Daniele Laus, Manfredi De Stefano, e buona parte di questi erano figli di famiglie della borghesia milanese, quindi oggi li chiameremmo i
i comunisti con Rolex. E allora comunque già si vedevano tutte quelle varie sfaccettature di persone. Infatti, se guardiamo anche gli ultimi terroristi, erano persone a cui i genitori erano personaggi alti della magistratura, quindi non è che parliamo di cose in cui non si è portato avanti un certo discorso che andava di pari passo con la borghesia, con i poteri forti a livello di sinistra e il terrorismo. Come abbiamo sempre detto, il terrorismo è così sostanzialmente fatto: c'è un terrorista e ci sono 10 fiancheggiatori. Quindi il terrorismo è andato avanti anche grazie ad una sorta di protezione di alcuni personaggi che hanno fatto in modo appunto che queste avanguardie terroristiche potessero svilupparsi. E la sera prima di essere assassinato, Walter Tobagi presiedeva un incontro al Circolo della Stampa e si discuteva del caso Islam e dunque della libertà della stampa, della responsabilità giornalistica di fronte all'offensiva delle bande terroristiche. Il dibattito fu piuttosto agitato e l'inviato del Corriere fu fatto oggetto di ripetute aggressioni verbali, cosa non nuova del resto, come ha raccontato il suo collega e amico Gianluca Darold. Negli anni del suo impegno professionale come responsabile sindacale dei giornalisti lombardi, Walter Tobagi viene violentemente attaccato più di una volta, sia dalla parte comunista della redazione del Corriere, sia dai giornalisti di altre testate milanesi di cosiddetta area comunista. A un certo punto durante quel dibattito, Tobagi, riferendosi a una lunga serie di attentati terroristici, disse: «Chissà chi toccherà la prossima volta». 10 ore più tardi era caduto sull'asfalto sotto i colpi dei suoi assassini. Lasciava la moglie Maristella e 2 figli, Luca e Benedetta. Ecco, qui noi possiamo capire che in qualche maniera lui aveva inteso che prima o poi gli avrebbero fatto pagare. E le brigate 28 marzo non sono persone che uccidono per un diretto problema che hanno con Walter Tobagi. Loro compiono questo assassinio perché volevano far vedere alle Brigate Rosse che loro erano un partito veramente di azione. Quindi questo omicidio non è tra virgolette voluto da tutti, anche se tutti quanti avevano, soprattutto in area comunista, avevano questa specie di diffidenza, ma parliamo anche di qualche noia che avevano con Walter Tobagi. Era un qualche cosa in cui loro non riuscivano ad accettare questo pensiero che era controcorrente. Quindi Walter Tobagi era un nemico, probabilmente non da eliminare, ma era un nemico sicuramente. Detto questo, l'assassinio è appunto un modo come un altro per far emergere, per dimostrare che le brigate 28 di marzo avevano un potere, e anche un potere politico, ma anche un potere di poter determinare quella che era la vita e la morte. Forse vuoi perché non avessero tante protezioni alle spalle, vuoi magari per una mancanza di coordinamento, ma vengono beccati subito. E che cosa succede? Il leader, colui che ha sparato materialmente a Walter Tobagi, Marco Barbone, viene catturato, viene arrestato, viene condannato, ma in base anche alla legge che prevedeva dei fortissimi sconti di pena ai terroristi qualora si fossero pentiti, in base a quello lui farà pochissimo carcere e poi avrà un percorso tutto contrario, perché alla fine lui si convertirà, farà parte di CL e farà un percorso completamente diverso. Possiamo stare a parlare di questa situazione, del fatto che lui alla fine non abbia pagato nulla e che forse il suo pentimento sia vero, forse il suo pentimento era studiato, chi lo sa. Sicuramente il fatto di essersi pentito ha fatto in modo che appunto si potesse iniziare un certo tipo di ripulist, e anche in base a quello che è stato detto dal giudice Spataro, che era lui che teneva in mano la faccenda, disse: sì, è vero, abbiamo
dato degli sconti di pena ai pentiti, ma abbiamo anche eliminato il terrorismo. Quindi che cosa dire della morte di Walter Tobagi, di questa situazione? Oggi potevamo parlare della strage in Piazza della Loggia, ma abbiamo preferito così soffermarci su quelle che sono le tragicità di una situazione in cui, quando delle persone si allontanano da Dio, il problema è questo. La gente, purtroppo, in quel periodo, e parliamo del 1980, quindi un periodo successivo a quello che era i veri anni di piombo, avevano una mentalità forse ancora legata a quella che era la ipotetica rivoluzione che non c'è mai stata poi alla fin fine, perché le cose non sono mai cambiate. Ma sicuramente, in base a questa vicenda, che poi in pratica sconta gli effetti di un periodo storico in cui veramente non c'era solo le Brigate Rosse, ma c'era tutta quella parte di antistato che serviva a portare avanti le loro idee. Poi possiamo parlare di quello che era anche la P2, che era ai margini intorno a queste vicende, sicuramente, perché gli anni erano quelli, però non ci allarghiamo più di tanto. Detto questo, la convinzione che ci si fa della morte di Walter Tobagi, che sì, probabilmente lui è stato, come dire, una vittima sacrificale del fatto che attraverso il suo sacrificio si sono iniziate veramente a capire che per combattere il terrorismo o li ammazzavi tutti o aspettavi che si pentisse uno per uno. Siamo arrivati al momento delle notizie del creato e oggi parleremo della gattina Ivy. Se anche voi siete proprietari di un felino, saprete bene quanto il vostro amico a quattro zampe abbia migliorato la vostra vita. Con la sua presenza, il suo affetto e tutto ciò che solo un gatto può darci, ha portato nelle nostre vite un po' più di felicità. Non siamo dunque qui a dirvi che i gatti possono salvarci la vita, ma con la storia di oggi vogliamo dimostrarvelo. E non in senso figurato, ma nel senso davvero letterale, perché l'uomo protagonista di questa vicenda probabilmente non potrebbe raccontarla se non fosse intervenuto questo speciale felino. Come detto, si chiama Ivy ed è la gattina di Mary Johnston. Un giorno come un altro, questa signora di 72 anni si è resa conto che la sua amica a quattro zampe era più agitata del solito. Continuava a correre per la casa, miagolando disperata. Inizialmente Mary ha pensato che fosse un temporale e fosse all'orizzonte, ma senza preoccuparsi più di tanto dello strano comportamento del suo gatto. Quando però la sua gattina ha iniziato ad aggrapparsi alla porta, graffiando e miagolando a più non posso, ha capito che c'era qualcosa di decisamente anormale nel suo comportamento. Ivy infatti non si era mai comportata così. Ha deciso dunque di farla uscire, provando a seguirla con lo sguardo per capire perché si stesse comportando così. Una volta fuori, Ivy si è precipitata verso il garage del vicino di casa di Mary. Si è seduta e ha iniziato a miagolare disperatamente. È stato in quel momento che Mary si è resa conto di ciò che stava succedendo. Il suo vicino era rimasto incastrato nella porta del garage. L'uomo si trovava sospeso in aria con il braccio incastrato nella porta del garage, che si era sollevata. Mary ha immediatamente chiamato i soccorsi. Era lì da un po' di tempo che l'uomo stava chiamando aiuto. Nessuno tranne Ivy era riuscito a sentirlo. Per fortuna la gattina è intervenuta e per l'uomo è rimasto solo un grande spavento. Senza il suo intervento, probabilmente questa vicenda avrebbe avuto un altro finale.